Alla vigilia del derby con la Civitanovese, i ragazzi della Maceratese si allenano qui al campo di Collevario. Abbiamo sentito alcune impressioni tra i giocatori Carboni e Melchiorri e anche le dichiarazioni del mister Di Fabio in vista della trasferta al Polisportivo di domenica. Ascoltiamo quello che ci hanno detto, anche perché la squadra si trova in un ottimo punteggio in classifica, ben 37 punti a pari quota con il Termoli, e gli obiettivi sono ovviamente quelli di vincere e portare a casa punti preziosi in vista della scalata ai vertici della classifica. Recuperiamo qualche squalificato, qualche infortunato, anche se ce n'è sempre qualcuno e non possiamo essere al completo, però siamo fiduciosi, vogliamo riprendere il nostro cammino. Queste due partite abbiamo realizzato solo un punto, però non posso assolutamente rimproverare nulla ai miei ragazzi perché hanno dato tutto in campo. Tanto più che è una situazione che a inizio campionato era perlomeno inaspettata, quella di trovarsi a questo punto, a un punto così alto della classifica. Sì, non era in previsione, anche se sotto sotto tutti quanti pensano di poter far bene. Non dobbiamo fare l'errore di, essendo nei primi posti della classifica, di pensare di essere diventati bravi, ma dobbiamo essere sempre umili e ragionare come abbiamo sempre fatto. Com'è il morale della squadra? Come vi sentite? Ah, il morale nostro è come quello che ci portiamo da tempo, morale alto, voglia di far bene, tutti i giorni ci alleniamo per migliorarci sempre. Adesso abbiamo preso altri due giocatori che ci daranno sicuramente una mano, giovani, e niente, andiamo a Civitanova e ci giochiamo il derby come tutte le partite. Il morale è alto, nonostante le ultime due partite non sono andate benissimo, però siamo pronti e carichi per fare questa partita. Qualcosa che vuoi dire ai tifosi anche in vista della sportività che si raccomanda e è stata raccomandata anche dalla Presidente? Sì, naturalmente non c'è da combinare casini, però c'è da venire in tanti e godersi questa partita perché è un bel evento sportivo.